Come una volta avevamo detto, spesso un racconto, un qualche cosa di semplice che capita nella nostra vita può essere una fonte inesauribile di riflessione, riflessioni profonde che possono anche determinare la nostra realtà, la nostra vita, il presente e il futuro. Partiamo quindi da un altro racconto, un racconto rivolto ai bambini e a una loro problematica purtroppo sempre più frequente, quella del divorzio dei genitori. Polvere di fata. È un racconto presentato da una psichiatra, scozzese che racconta la storia di Rosie, una bambina di 9 anni, che si trova ad affrontare il divorzio dei genitori. Si deve trasferire da Londra in una cittadina in pratica vicino al mare e là comincia la sua avventura con le fate. Ella incontra sempre le fate e la mamma pensa che sia un rifugio per superare una situazione che effettivamente è pesante per la figlia. Ma questa storia va avanti. Intreccia l'amicizia, un'amicizia profonda con Bucaneve e Cammy, che è un elfo. Questa Bucaneve ad un certo punto, in una festa in cui eccezionalmente è stata invitata Rosie, un'umana, una festa delle fate, si ammala di oblio, una malattia delle fate molto grave, che può portare alla perdita della vita. Cosa fare, cosa non fare? La regina delle fate decide di rivolgersi alla bambina per ottenere un aiuto e le svela che le fate prendono vita dalla morte di ogni bambino, ma le fate non conoscono il nome del bambino che è morto e che ha dato loro vita. Ma Rosie può aiutarle e quindi chiedere alla colomba che porta questo fascio di gioia che rimane alla morte del bambino, come si chiama il bambino che ha generato Bucaneve. Così fa. Rosie conosce finalmente il nome della bambina. La colomba la porta al cimitero e le svela, indicandole la tomba, il nome della bambina, Sara. Ivor, MacIvor. Cosa fa allora? Rosie diventa veramente intraprendente e organizza una festa in onore di una vecchietta del paese che ha affittato la casa dove lei vive, MacPherson. E una vecchietta scontrosa perché in realtà ha vissuto delle vicende molto dure nella sua vita ed è una persona anche molto solitaria e vede le fate come lei, crede a queste fate, agli elfi. E quindi Rosie si dà da fare perché capisce che Sara è stata la sorella di una compagna di classe di questa MacPherson, questa signorina. E quindi riesce ad organizzare questa festa e quindi a far parlare le compagne, le ex compagne ormai anziane, di questa Sara che è morta. E così Pucaneve si salva da questa malattia che non le avrebbe lasciato nessuna speranza di vita. Ma la cosa che ci fa riflettere, oltre al fatto che da un evento tragico come può essere la morte di un bambino, può sprigionarsi questo fascio di luce, di gioia, deve farci riflettere anche come questa psichiatra ha posto il problema dei figli separati, dei figli dei genitori divorziati. A 9 anni deve assolutamente accettare una condizione che lei non si è scelta. Ritiene egoista il desiderio della bambina che i genitori ritornino insieme perché alla fine la regina delle fate le concede un desiderio che si avvererà solamente se non è egoista. Questo racconto lascia trasparire il fatto che il desiderio di Rosie,
cioè quello di unire nuovamente i genitori, sia un desiderio assolutamente egoista. Ma non prende in considerazione il fatto che il gesto dei genitori sia egoista, perché in fin dei conti hanno portato alla vita loro Rosy. Non è stata lei a decidere di nascere, ma è stato un loro atto, un loro desiderio a far nascere questa bambina. Quindi perché la psichiatra vuole da Rosy un'accettazione completa e il suo desiderio viene giudicato egoista, mentre non si mette in discussione il fatto che non riescano a mettersi d'accordo i genitori, che abitualmente, essendo adulti, dovrebbero essere più inclini al sacrificio, più capaci rispetto ai bambini di sacrificarsi per gli altri e quindi per la bambina. Maria Sima, quella mistica austriaca morta da poco nel 2004, aveva affermato che i divorzi e le separazioni sono in realtà fonte di altri peccati molto più gravi, incidono profondamente sulla sorte dei figli e che non fa ottenere loro la gloria preparata in paradiso. E non solo, riflettiamo su quante donne sono state uccise, e in realtà questi omicidi sono frutto di unioni illegali, a volte anche non legittime, va bene, di divorzi, di rapporti ovviamente disordinati. Non possiamo dire che questi omicidi siano nati da unioni legittime e sancite dal sacramento.